amici, benvenuti in questo nuovo video di Mario Sports Superstars. Questa volta vi vogliamo mostrare altri sport. Se nella scorsa puntata avevate visto tennis e golf, con i quali ci eravamo divertiti tantissimo, direi anche di passare per esempio a calcio. Prima di partire potete notare in alto a destra che le monetine rispetto all'ultima volta sono 10 volte tanto. Ebbene sì, è un passatempo davvero divertentissimo e quindi ho fatto parecchie partite, ma ci gioco anche per una caratteristica davvero meravigliosa: la musica è epica! Il mio capitano sarà Luigi, così una bella L stampata dappertutto. E poi voglio andare di potenza, quindi vai Rosalinda. Calcio d'inizio, allora... Come fai a giocare che non tocca neanche per terra? Aspetta, con i piedi? Passala, vai, addosso e poi attacca! Accidenti, ci ho andato vicino. C'è la Twitch, pressing difensivo, sì. No. Fuori. Tranquilli, ogni volta che giocate la prima volta avrete un tutorial, quindi dovreste ricordarvi i tasti. Poi sono io che me li dimentico, ma in realtà voi li dovreste sapere. No. Hai usato la mia palla. È mia. No, era un calcio a un giocatore. Questo è fallo. E ho sbagliato. Wow. Ecco, ruba gliela. Vai, passa un pochino più in là. Perfetto. È da sola. Non è vero, c'è pieno di portieri. Addosso, stacco. Come pieno di portieri? Un portiere. Volevo dire pieno di difensori. Pieno di portieri. Ma sì, una squadra tutta di portieri. Guardate, grande colpo. Così sì che si fa. La palla era diventata arcobaleno, quindi in realtà avrei potuto fare il super mega attacco devastante. E ora lo possono fare gli altri, no, se non sto attento. Il brutto è che devo assolutamente prendergli la palla prima che si avvicinino. Prima che si avvicini. Via, arcobaleno. Sì, no, ecco, bravo. Vai, passala e fai il super attacco. Vai. So come codo il tasto. È andata fuori. Non mi ricordo qual è il tasto. Accidenti, aspetta, dimmi che posso sapere i comandi. Scatto, muoviti, combo speciale, tiro speciale. Devo premerlo due volte. Va bene, me lo ricorderò. Così faccio l'attacco più forte che ci sia. Mi raccomando, non sbagliare, fallo bene. No. Ma l'avevamo appena rimessa in campo sta cavolo di palla. Avevano tutti paura perché luccica. Uno dice, che è una palla che luccica? Mi fa impressione. Vai, passa la Rosalinda. È il suo momento. Vai Rosalinda! No. E la sbaglia. No. Aveva fatto tutta una cosa bellissima nel super salto. Il portiere è grosso almeno 8 volte gli attaccanti. È vero. Lo so, ci vuole un portiere più grosso. Dovrebbe essere normale. Aspetta. Mi viene addosso, sa? E prima l'hai preso a calci. Vai, mettila in mezzo. No. È violenta. Guarda, non ci vanno. Non possono dire niente perché appunto è una donnina. Bella violenta. Adie. Come giocare male un gioco di calcio. Ma è la mia specialità, non temete. Vai in mezzo. Vai. Ma sempre uno. Niente da fare. Spero che si portieri prendono le palline come una fosse. Ma basta, tirare i calci. Ma sì, ma tira i calci anche a loro. Ma chi se ne frega. No. Dove sta andando sto portiere? Balla. C'è il momento del ballo. Vai. Prendi a lei. Non sbagliarla. Brava. Perché festeggia quell'altro? Oh, grande Rosalinda. È riuscita a rifarsi dall'errore clamoroso di prima che l'ha lanciata in pieno addosso al portiere. Perché come avete notato, Rosalinda, più che cercare di fare gol, lei vuole picchiare i difensori. Hai ragione. E... boom. Gli è passato tipo tra le zampe. Scusa, fa vedere un po'. Ha sfondato la testa. Fa vedere un pochino, in mezzo, guarda. Sì, gli è passato proprio in mezzo alle gambe. Vai, vado io. Vai, Luigi. No, traversa. No, non si fa così. Non bisogna andare più cattivi. Guarda che ti mando il portiere. Guarda, faccio gol col portiere, dai. No. Sì, un bel gol da un portiere ci sta, eh. Vai Luigi, così non farti rubare la palla. Non farti rubare la palla dagli altri. No, no, se me la prendo. Ok, no, non, a chi l'hai passata? A nessuno. E allora, dammi sta palla, maledizione. Ma perché va sempre in difesa Luigi? Ecco, bravo. No, Luigi, bravissimo. Corri.
E la persa, e la persa, e la persa. Vai. No, neanche a lui. No, accidenti. Ma vuoi prenderla? Ecco, sta andando. Lui ci va, te lo fai appena solo. Guarda che bello. No, era un bellissimo colpo di testa. È stata una bellissima parata, devo ammetterlo. Bellissima parata. E ora bisogna sbrigarci a fare in modo che i nemici facciano due gol. Quindi mi raccomando. Oh, veloce. Non prendere a calci uguale, prendere a calci la palla. Vai, potere, vai. Grande portiere. Portiere, cosa hai fatto? Perché hai fatto tuo gol? È perché devo arrivare ai rigori. Io, ma perché? Perché i rigori perdo sempre. Allora perché vuoi arrivare ai rigori? È divertente. Ma non è vero, perché? Vai Wario, pensaci odio tu. Odio quando perdi apposta. Vai portiere. Ma no, portiere, passala ai cattivi. No, ai cattivi. Bravo. Vai portiere. Vai. Yes. Ma che pirla che sei. Ma le pinguini ci restano male. Guarda Wario com'è contento. Su. Io lo faccio sempre. Voglio cercare di giocare bene finché posso. Però poi verso e la poi fine poi fare il pirla alla esatto fine. Esattamente. Allora che serve giocare bene se potevi fare il pirla? Non devo fare gol. Né noi né loro. No. Né noi né loro. Fine partita. O forse no. Calci di rigore. Sei contenta? Felice. C'è la colpa vostra però, c'è eh? C'è la colpa tua che fai gli otto gol. Rigori. È tempo di sbagliarle tu. Pronti? Sai come funziona i rigori? Ogni volta che ne sbagli uno. Yay! Quando non sai dove lanciarla, lanciala davanti e vedrai che il portiere sbaglia. L'ho deviata, sono ermetica. Vai Rosalinda, da te non posso aspettarmi che qualcosa di veramente epico. Non in realtà tranquillissimo. Però stavolta non sarebbe funzionata la tattica di farlo dritto. Vai. Avevo premuto anche la direzione giusta, ma non si è mosso. Schifoso balordo. A calci l'hai preso sto tizio. In realtà l'ho preso a calci anche molto di più poco fa. Ha spiazzato il portiere. Le abbiamo dato l'indirizzo sbagliato, sì, per sì, questo sì. E è bello che si tuffa sempre, gliela faccio sempre dritta. E che poi si mette a prendere a pugni il pavimento. E gli no! Presa! Di nuovo! Due grandi parate! Ovviamente le parate dei portieri sono la cosa più difficile di tutti e io ce l'ho fatta. Guardali lì come sono contenti tutti i fan! Cari amici, questa grande vittoria e anche i due autogol sono dedicati a voi! Sì! Yeah! 200 monetine ottenute. E tra i minigame disponibili, per esempio, abbiamo la possibilità di fare tiro all'anello e realizzare punteggi record, oppure l'allenamento libero per fare tutte le follie che vi pare. E potete anche fare dei tornei veri e propri, partita dopo partita, per arrivare a dimostrare chi è il più forte di tutti. Si possono mettere gli autogol illegali. E adesso tocca a baseball. È uno sport che sinceramente non ho mai seguito e conoscevo pochissimo, ma grazie a questo gioco finalmente ho imparato le basi, ve l'assicuro. Non avevo mai capito perché la gente correva da una base all'altra, quando è che era strike, quando è che non andava bene, quando è che la gente era out. Ora l'ho capito e lo devo a questo gioco, quindi grazie mille. È il tempo che io mi riveda tutti i film americani dicendo ecco perché è stato eliminato. Io invece il baseball ho imparato grazie ai Peanuts, grazie a Charlie Brown, che era una completa ciofeca a baseball. L'unica volta in cui la sua squadra vinceva era quando lui non giocava. Squadra femminile. Sì, tutte donne, anche l'avversario. Automatico, guarda un po' che bella squadra variopinta. Posso cambiare anche l'ordine di battuta e direi, visto che la mia più forte è Rosalind, di metterla subito. E poi mettiamo Peach come seconda. Così te le fai eliminare entrambe al primo colpo. Esattamente quello che volevo. E si è cominciato, tocca a me lanciare. Ok, devo scegliere quale sarà il mio stile tra palla veloce, drop, lancia forchetta, slide. Poi dipende anche dal lanciatore, ci sono lanciatori più forti, altri meno. L'ho lanciata proprio dritta in pieno. E l'ha presa. Corri. Oh, che cavolo. Mi sa che hanno fatto già il loro primo tipo salvo. E devo stare attento perché se arriva all'ultima base fanno il loro punto. Ma non glielo permetterò perché adesso vi droppo una palla imprendibile. Vai Peach, fagli vedere come sei forte. Strike 1. Grande, il primo strike è andato. Se arriviamo a te eliminiamo Daisy. Ora ti faccio uno slider dall'altro lato che non ti aspetteresti mai. Vai. Strike 2. Me ne manca solamente uno. Dai, elimina. E vado con il lancio a forchetta, così gli elimino lei. E non ci pensiamo più. Guarda come sta scalpitando. L'ha presa. Prendetela subito. Cosa fate laggiù? Presto.
cavolo, è andato avanti di ben due posizioni quello no, lì. No, se arriva la terza ci fa punto. Eh sì, brutta situazione, bruttissima situazione. Struzzi. Elimina Struzzi. Ci proverò, speriamo mettere la testa sotto la sabbia. 3-1. Lo strike è stato fatto. Ora facciamo un altro drop che non... Ho sbagliato a schiacciare. Non la prende, no, non l'ha presa. Ho sbagliato anche lei, meno male. Ora la frego con uno slide laterale di... qua. Non prendela. L'ha presa, al volo. No, prendetela. Dai. Essere infami, prendetela. Dai, eliminate qualcuno. Hanno fatto punto loro. Hanno fatto un punto perché quella tenera creaturina blu è arrivata sul mio campo. Stanno giocando piuttosto bene sti maledetti. E loro sì. Io no. E che le prendono tutte. Dai. Subito. Out, gliel'ho buttati fuori due. Bravo. Proviamo con la palla super veloce rossa. Se la prendo, sì. Vai. L'ha presa, al volo. L'ho buttato fuori tutti loro. Perché come avete visto, se uno riesce a prenderla al volo, anche se c'è gente ancora in campo che si muove, sono tutti da salutare. Ciao. Ora vi faccio vedere come funziona. Vai Rosalind, fagli vedere quanto sei forte. Se voi ricevete la palla nella zona rossa, potete colpirla con il tasto A. Carry! Salvo, solo dovete usare il tasto B. Quindi giallo B, rosso A. D'accordo? Ovviamente il tasto A è più forte. Quindi se riuscite a fare la... E non sbagliate. Capita. Le tempistiche naturalmente è meglio. Cavolo, che scapacci. Non fai così presto. Non voglio perderla così. Addio. L'ho persa così. Eliminata. L'ho fatto sbagliando tasto. Eva, nel giallo ho premuto A, invece devo premere B. Pazienza. Comunque Rosalind è ben piazzata. L'ha presa. Dai. Grande. Non la mando più avanti. Voi potete scegliere se i vostri personaggi mandarli più avanti per cercare di avvicinarsi all'ultima base, oppure se tenerle un pochino più tranquilli. Però facendo così naturalmente evitate dei rischi aggiuntivi. Sì, è ottima sta palla. No, l'ha presa al volo, eliminato. Vai con un altro drop che prende, ma l'ha fatta malissimo. Pigliatela. Non sei arrivato in tempo, mi dispiace. Fai il salterello. Io ti slido la faccia, vedrai. Anzi, ti slido quel funghetto tenero che hai sulla testa. L'ha presa, ma è fatta malissimo. Addio. Ti ho buttato fuori. Dai che sono veloce finalmente a buttarli fuori sti schifosi. Cioè, poveretti, sono giocatori come i nostri. Ma che giocatori, sono schifosi, vanno eliminati tutti senza pietà. Non ci credo, ho sbagliato. E li ho buttato fuori tutti, 3 out uno dopo l'altro. Ora vedrete che riuscirò a recuperare. Vai, l'ho presa fortissimo. Sì, nessuno la sta prendendo. Corre, è arrivato fin laggiù. Vai, avanza, continua ad avanzare, non ce la faranno. Continua a correre. No, per ora meglio non troppo. Avevo paura che poi non arrivasse magari alla prossima base. Però almeno sono in seconda base, che è davvero ottimo. E ora c'ho questa tenera tartarughina che mi farà vedere le stelle. Vedrete. Che stelle di quale universo? Del pubblico. L'ho lanciata direttamente sugli spalti. Dai, tocca a Rosalind. Vedrete che cosa faccio. Siete pronti? Vai Rosalind! Palla veloce. Fuori campo. L'ha buttata direttamente a casa tua. E saluta tutti. Perché come vedete possono semplicemente camminare tranquilli e leggiadri verso la quarta base. O svolazzare direttamente. E visto che avevo due personaggi in campo, più Rosalind, faccio una botta sola, 3 punti. È stato fenomenale. È stato troppo bello. Bravo. E questo è quando... È quando quella volta che pesca fu eliminata al primo colpo. No, mi non dispiace. Ancora. Non sarà eliminata al primo colpo. Se ne sta bella lì, salve pubblico. Salve. E ce ne stiamo tranquilli e felici in questo prima punto. Prima base. Vai, boom. Vai, aspetta, forse ce la fai. Mando un pitch più avanti. Non me la sento di andare più avanti di così. Come vedete, adesso ce n'ho una in seconda base e una in terza. Se non faccio errori stupidi, facciamo punto. Posso riuscire a concatenare un ottimo punteggio.
Non fargliela prendere il volo, basta non prendere il volo. Prende, vai, 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 dai, sì, dai, sì, sì, continuate, 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 1 a 4. Dai, forse ce la facciamo fare un altro punto. E 5. Così si fa, così. Finalmente sto iniziando a giocare decentemente. Ce l'abbiamo fatta, incredibile, ma vero. Partita terminata. Complimenti alla nostra leggendaria squadra che va a vincere con un 5 a 2 contro gli avversari. Yeah! Fateci sapere quale degli sport vi è piaciuto di più tra i 4 visti finora, 2 in questo video e 2 in quello scorso, che trovate linkato in descrizione oppure alla fine del video, così magari facciamo i minigame disponibili, perché ci sono davvero tante piccole sfide presenti per tutti i vari sport che aggiungono varietà a questo gioco davvero divertente. Quindi grazie a tutti per essere stati con noi su Mario Sports Superstars, ci rivediamo nel prossimo video. E alla prossima con Nathan Love!